Gli scommettitori potrebbero virare anche su questa scelta, proprio sul tracciato delle capannelle, una linea molto molto valida, Golden Dawn, abbiamo visto che qua ci ha corso. Benissimo, intanto la corsa ha preso il via con Pistonesi che è il più sollecito a partire e si porta in vantaggio nei confronti di Die Four. Per via esterna e terzo Cash Game, agiscono all'interno Olympic Fire e Sunrise Spirit, con a chiudere Royal Ash. Primo passaggio davanti alle tribune, Pistonesi in vantaggio, dai fuori in seconda posizione, in terza all'esterno Cash Game, in quarta all'interno Sunrise Spirit, quindi a seguire No Suspect. Cavalli percorrono la retta opposta a quella dell'arrivo, con Pistonesi ancora in vantaggio, seconda posizione ancora per Die Four, terzo non molla Cash Game, quarto per via interna Olympic Fire, cerca di risalire ora all'esterno anche No Suspect che ha lasciato l'ultimo posto. Ora è Royal Ash che con un bel volo esterno si porta a ridosso dei primi, che il primo continua ad essere Pistonesi che viene attaccato all'esterno da Royal Ash, per via interna Die Four, corsa a 3, intanto avanza anche Sunrise Spirit. Pistonesi continua a resistere agli attacchi degli avversari, con Royal Ash che ora attacca ancora una volta Pistonesi, ma centropista rinviene fortissimo Sunrise Spirit che attacca Pistonesi, siamo tutti 50 metri e Sunrise Spirit che va a vincere nei confronti di Royal Ash Pistonesi. Quindi Riccardo Menichetti, allenatore di Sunrise Spirit, ha detto giusto, se il cavallo corre bene su questo tracciato può vincere, e così è stato. Sunrise Spirit a quota di 6,57. Seconda posizione per il numero 7 Royal Ash, terza per Pistonesi che ha corso alla stragrande.